Cari cinefili in erba, sono Luchino Visconti e non per vantarmi, ma il film che anticipa la grande stagione del cinema neorealista è il mio. Il titolo è Ossessione, l'ho realizzato tra il 42 e il 43 con grandissima fatica, prima di capire perché proprio Ossessione segna un punto di rottura con il cinema leccato dei telefoni bianchi, vi racconto la storia del film, perché vale davvero la pena. Ascoltate. Inizialmente il progetto era un altro. Volevo portare sul grande schermo, pensate un po', una novella di Verga, Cavalleria rusticana, ma le autorità fasciste mi negano il permesso. Mentre lavoravo in Francia, tra il 37 e il 38, mi capita sotto mano il romanzo dello scrittore americano John McCain, Il postino suona sempre due volte, del 1934, era il soggetto che cercavo. Con alcuni amici registi e scrittori che gravitavano attorno alla rivista Cinema, scrivo l'adattamento del romanzo per lo schermo. Praticamente riscriviamo la storia. Il romanzo di Kane è solo uno spunto narrativo, o meglio, un canovaccio. Procediamo alla lavorazione del film senza poter ottenere i diritti sull'opera a causa della guerra. Giriamo il film nella Bassa Padana, nei pressi di Ferrara, tra l'estate e l'autunno del 1942. Caso più unico che raro, il film passa l'esame della censura fascista, che non lo giudica pericoloso per il regime. E invece lo era. E come? Ossessione esce nelle sale nel 1943, ma ben presto ne viene bloccata la diffusione. La carnalità delle scene d'amore, ma soprattutto il ritratto di una provincia italiana inquieta e povera, scandalizzano la Chiesa e le autorità fasciste. Indovinate un po' che cosa succede poi al mio film. Viene definitivamente vietato e successivamente distrutto dal regime fascista di Salò. Riesco tuttavia a salvare una copia del negativo da cui sono tratte tutte le versioni del film ancora disponibili. Insomma, non è facile portare avanti progetti artistici che non siano mainstream. Last but not least, lo sapete che alcune scene del film sono state girate ad Ancona? Per sapere quali, ma non solo, vi invito a guardare il film, ovviamente gratis, su YouTube. Dimenticavo, devo parlarvi di Ossessione, un film che anticipa il neorealismo dal punto di vista del soggetto rappresentato e del linguaggio cinematografico. All'epoca ebbe l'effetto di una dose massiccia e indigesta di verità rispetto alla finzione irritante del cinema dei telefoni bianchi o dei cinegiornali fascisti. Provate a capire perché guardando il secondo video, soffermandovi sulla storia e sul modo con cui viene raccontata.